29 ottobre e la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Filippesi 4:7. Pace immensa. Quante volte siamo stati presi da eventi improvvisi che hanno tolto la pace dentro i nostri cuori, a tal punto che la semplice funzione dello scrivere e del parlare ci è stata impedita. Le diverse situazioni che si incontrano nella vita vengono a minacciare la mente e il cuore dell'uomo, a tal punto da creare tempeste interiori. L'Apostolo Paolo rivela il raggio d'azione della pace che Dio trasmette al credente. La pace di Dio è custode della mente e del cuore di chi confida in Dio. Hai bisogno di confidare nel Signore nelle tempeste che affronti. La pace di Dio riesce a calmare mente e cuore. Quante volte i pensieri sono stati in continuo e frustrante movimento, a tal punto da toglierci il sonno, oppure le tempeste che si verificano nel lago dei sentimenti del cuore hanno prodotto turbamento e ci hanno condotto ad uno stato di agitazione e ansia. Caro lettore, devi sapere che Dio calma ogni tipo di tempesta perché dona la sua pace. Difatti, solo Dio sa custodire la mente e il cuore dell'uomo. Egli agisce con la sua pace, che supera ogni intelligenza, andando oltre il ragionamento o la logica umana, nel senso che diventa inspiegabile e irraggiungibile secondo la ragione umana il suo intervento, perché si realizza attraverso la fede. Arrendi interamente la tua vita in Dio ed avrai una pace immensa.